divenne poi anche legge dello Stato, quando si impose l'italiano come unica lingua nella scuola, con la riforma Gentile praticamente le scuole di lingua slovena e croata vennero completamente abolite, si impose la lingua unica italiana negli atti pubblici in qualsiasi momento della vita, e nel 1939 con il concordato fra Stato e Chiesa anche la Chiesa si adeguò a questa imposizione e praticamente vennero abolite lo slovena e il croato anche nelle funzioni religiose, nella dottrina, nelle prediche. Fra i libri che ho portato c'è un libro molto interessante, ricordo questa cosa perché tra le tante cose poco conosciute è poco conosciuta anche questa, ed è il libro L'attività clandestina del clero sloveno durante il fascismo, perché il clero sloveno si oppose a questa imposizione del Vaticano praticamente, e i sacerdoti sloveni croati della Venezia Giulia divennero praticamente dei nemici del fascismo, vennero perseguitati dal tribunale speciale, vennero incarcerati, mandati al confino, perché queste sono proprio le foto che facevano, che faceva la polizia quando arrestava, quando veniva segnalato qualcuno. E furono appunto i difensori, i sacerdoti, non tutti, ma una buona parte, del mantenimento dell'identità slovena e croata, appunto anche con l'imposizione dell'italiano come unica lingua. Praticamente parlavano in sloveno e croato clandestinamente, soltanto in situazioni in cui non potevano venire sentiti da qualcuno che rappresentava l'autorità italiana. Vi faccio immaginare le difficoltà quotidiane e la sensazione psicologica che si poteva provare in situazioni di questo tipo. Parlavo poi di persecuzione politica, in questo territorio naturalmente l'antifascismo fu molto forte e quindi il Tribunale Speciale si accanì particolarmente contro gli antifascisti della Venezia Giulia, sia sloveni, croati e anche italiani, che avevano uno spiccato sentimento internazionalista. Ricordo che il Tribunale Speciale comminò anche molte condanne a morte, e queste condanne a morte furono soprattutto contro antifascisti sloveni e croati della Venezia Giulia. Vi ricordo che a Forte Bravetta, a Roma, dove dopo l'8 di settembre i nazisti fucilarono molti partigiani e antinazisti italiani, prima dell'8 di settembre Forte Bravetta era usato anche come luogo di esecuzione da parte del fascismo, e lì furono fucilati molti sloveni e croati. Però per ricordare questi sloveni e croati perseguitati dal fascismo non c'è a Forte Bravetta alcuna lapide, e io ogni volta che vengo invitata anche da Vallanchi ricordo questo fatto, dico che bisognerebbe in qualche maniera mettere una lapide che accanto agli italiani fucilati dai nazisti ricordi anche questi antifascisti fucilati dal fascismo. Ricordo poi che nel 1930 e nel 1941 ci furono il Tribunale Speciale si trasferì a Trieste, e furono fatti in queste occasioni due grandissimi processi con decine di imputati, oggi potremmo chiamarli dei maxi processi, che finirono con le condanne a morte nel 1930 di quattro antifascisti sloveni. La condanna a morte venne eseguita la mattina successiva nel poligono di Basovizza sopra Trieste, e questi sono per la comunità slovena di Trieste i martiri di Basovizza. E nel 1941 il processo condotto con le cannoniere al largo del porto di Trieste si concluse con 9 condanne a morte, di cui 5 furono eseguite la mattina successiva nel poligono di Officina, che è sempre una località del Carso triestino. In quelle occasioni le camicie nere fecero a gara per poter partecipare al protocollo di esecuzione. Parlavo poi di una persecuzione anche economica.
in particolare in Istria, ma in tutta la Venezia Giulia funzionò per il periodo fascista, l'ente Tre Venezie, che aveva il compito praticamente di sostituire i contadini sloveni e croati con contadini provenienti, italiani provenienti da altre regioni d'Italia, e questo doveva essere fatto praticamente costringendo attraverso la tassazione o la riduzione del credito, la negazione del credito, costringendo i contadini sloveni e croati a vendere le loro terre, che poi l'ente Tre Venezie provvedeva ad assegnare a contadini provenienti da altre regioni d'Italia. E in questo modo circa 4.500 ettari vennero trasformati da terreni coltivati da sloveni croati in terreni assegnati a famiglie italiane. Questo serve un po' a chiarire quello che è successo durante il fascismo. Poi naturalmente la situazione di questo territorio peggiorò con l'entrata in guerra dell'Italia, quando il semplice fatto di essere sloveni e croati fu considerato una condizione di persone pericolose nelle contingenze belliche. Quindi cominciarono già gli internamenti nei campi di concentramento gestiti dal Ministero degli Interni, ma poi diciamo questa zona divenne un vero e proprio fronte il 6 aprile del 1941, con l'aggressione dell'esercito italiano insieme con l'esercito tedesco della Jugoslavia. La Jugoslavia allora era un regno, prima si era chiamato regno degli serbi, croati e sloveni, poi si chiamò regno di Jugoslavia sotto la dinastia dei Karađorđević, e appunto il 6 aprile del 41 Hitler decise di invadere la Jugoslavia. Se volete vi spiego anche le motivazioni, ma per andare un po' avanti adesso so volo. E quindi il 6 aprile fu bombardata Belgrado, e contemporaneamente l'esercito tedesco da nord e l'esercito italiano da ovest della Jugoslavia naturalmente invasero il paese. L'esercito jugoslavo non era attrezzato né materialmente né psicologicamente probabilmente per affrontare un simile impatto militare, si arrese, capitolò nel giro di pochi giorni, e la Jugoslavia venne letteralmente smembrata a pezzi. Questa cartina che state vedendo da qualche minuto è particolarmente interessante, perché se anche non ha una data, si capisce che può essere stata fatta soltanto fra il maggio del 41 e il 43, perché se riuscite a vedere, penso di sì, vedrete che il confine italiano, cioè il territorio in verde, è molto ma molto più spostato verso est di quanto non sia oggi e di quanto non fosse anche prima dell'aggressione alla Jugoslavia. In particolare qui vi mostro un ingrandimento della zona, in particolare del confine orientale. Vedete che addirittura il confine arrivava quasi fino a Zagabria, ben oltre Lubiana, e l'attuale capitale della Slovenia era diventata una città italiana. Qui abbiamo l'annuncio che Vittorio Emanuele III e Mussolini facevano ai perplessi probabilmente abitanti della Slovenia meridionale, e qui si annuncia appunto la formazione della nuova provincia italiana di Lubiana. Praticamente questo territorio, la Slovenia meridionale, divenne territorio italiano. Questa è una cartina che ho preparato io per far vedere la progressione del confine, di un confine che non a caso gli storici hanno chiamato confine mobile. Questo in giallo è il confine del 1866, cioè prima della terza guerra di indipendenza. Questo territorio era a quel tempo Austria-Ungheria. In verde abbiamo il confine attuale. In blu il confine dopo la prima guerra mondiale e dopo l'impresa di Fiume, cioè dopo il 1924, quando appunto Fiume anche venne annessa all'Italia.
E in rosso abbiamo il confine dell'Italia dopo questa aggressione alla Jugoslavia del 1941. Questo territorio appunto costituisce la provincia italiana di Lugano. Poi era stato in Gran Bretagna la provincia di Fiume, e poi era stata costituita la provincia di Spalato e quella del Cattaro, che insieme con la provincia di Zara, che era stata un'enclave italiana già un'enclave italiana già dopo la prima guerra mondiale, formarono il governatorato della Dalmazia. Poi il Montenegro divenne un protettorato italiano, l'Albania era già stata conquistata prima della guerra, il resto della Jugoslavia, che ecco, questi territori, vedete in verde tutto attorno all'Adriatico, non furono soltanto occupati, ma furono annessi. Cosa significa? Che erano diventati praticamente di fatto Stato italiano. E come vedete, praticamente in quel periodo il mare Adriatico divenne un mare nostro, cioè circondato completamente da territorio sotto l'autorità italiana, e quindi in questo modo veniva completato quello che era stato un progetto imperialistico del fascismo nei confronti della penisola balcanica. E il resto della Jugoslavia, come si vede in questa cartina, dunque la Slovenia settentrionale venne direttamente annessa al Terzo Reich. Tenete conto che in questo modo praticamente gli sloveni erano completamente annullati, e questo è un fatto che pesò moltissimo sulla coscienza, diciamo, identitaria anche degli sloveni. La Bosnia e la Croazia furono costituiti in eufemisticamente si chiamò Stato indipendente di Croazia sotto il comandante Ustascia, cioè i fascisti croati, Ante Pavelic, che vediamo in questa foto con Mussolini. Ante Pavelic era stato praticamente allevato in Italia. Dal 1929 in tutte le regioni italiane c'erano stati dei campi di addestramento per gli Ustascia, praticamente dei campi di addestramento al terrorismo, perché appunto nei progetti di Mussolini gli Ustascia avrebbero dovuto fare azioni terroristiche per destabilizzare il regno di Jugoslavia e creare le condizioni per creare una sorta di protettorato italiano della Jugoslavia. È una sorta di strategia della tensione ante litteram. Di fatto questo progetto si realizzò nel 1941, perché questo stato indipendente di Croazia sotto l'Ustascia Ante Pavelic in realtà fu costituito in regno, e il re doveva essere un Aimone di Savoia, quindi avrebbe dovuto essere praticamente una sorta di protettorato italiano. Poi questo Aimone di Savoia fu abbastanza intelligente da non prendere mai di fatto possesso del suo trono. Per quanto riguarda appunto la Jugoslavia, il resto della Serbia divenne un protettorato tedesco, poi la Macedonia venne annessa alla Bulgaria, una parte della Slovenia e della Croazia venne annessa all'Ungheria, e insomma praticamente la Jugoslavia venne smembrata completamente. Capite anche voi che il popolo jugoslavo non poteva essere d'accordo con queste annessioni e questa occupazione, e quindi iniziò quasi subito, già dall'estate del 41, la lotta di liberazione. Questa lotta di liberazione iniziò anche nei territori occupati e annessi dall'Italia, e da subito iniziò anche una feroce repressione da parte dell'esercito italiano e delle autorità italiane. Questa foto che vedete è la foto che mostra il generale Roatta, Mario Roatta, che dal dicembre del 42 divenne, del 41 divenne il comandante della seconda data. Poi abbiamo il generale Mario Robotti, quello sulla sinistra, che fu il comandante dell'undicesimo corpo d'armata proprio sulla provincia di Lugano. Qui abbiamo
Emilio Grazioli, che fu l'alto commissario di questa provincia, il prefetto praticamente, lo vediamo insieme con il vescovo di Lubiana, ma anche fu collaborazionista prima dei fascisti e poi dei nazisti. Ecco, i provvedimenti che vennero presi nei confronti della popolazione slovena e croata furono impressionanti e prevedevano la fucilazione naturalmente di coloro che si opponevano all'occupazione, ma sempre perché appunto non si può raccontare tutto, vi racconto quello che successe nel febbraio del 1942, quindi diciamo a circa 10 mesi dall'occupazione e dall'annessione della provincia di Lubiana. Successe che praticamente la città di Lubiana, che allora aveva 80.000 abitanti, fu trasformata in un enorme campo di concentramento. Questa è una cartina sommaria di Lubiana trovata tra le carte dell'esercito italiano. Vedete, c'è questo tracciato puntinato tutto attorno ed è praticamente il percorso di 32 km tutto attorno alla città, di questo reticolato che venne costruito tutto attorno alla città in una notte, la notte fra il 22 e il 23 febbraio del 1942, i soldati della divisione granatieri di Sardegna, comandati dal generale Taddeo Orlando, che poi sarebbe diventato anche ministro del governo Badoglio, costruirono questo reticolato e all'interno della città, che venne divisa in parti, le varie parti della città vennero appunto separate da altri reticolati. Lo scopo che per passare da un settore all'altro bisognava avere un documento di riconoscimento, e come capita oggi in tante parti del mondo anche. Naturalmente lo scopo di questo enorme reticolato e di questa separazione in settori della città era quello di rendere più facile favorire le rettate e l'arresto di tutti gli uomini adulti della città di Lubiana, perché questo fu l'ordine che venne dato da Roatta e da Rodotti per impedire appunto che si sviluppasse ulteriormente la lotta di liberazione. E a questo punto che cominciano ad essere necessari i campi di concentramento, perché per contenere le migliaia e migliaia di persone che vennero arrestate bisognava avere naturalmente dei luoghi in cui contenerli. Ma prima di passare a parlarvi più in particolare dei campi di concentramento, volevo parlarvi degli altri provvedimenti che furono. Ecco, queste foto per esempio mostrano come avvennero le rettate, sono tutte foto di provenienza dell'esercito italiano. Queste persone arrestate vennero portate inizialmente nelle caserme di Lubiana, che erano rimaste vuote dall'esercito jugoslavo, e poi appunto dal momento che le condizioni di vita in queste caserme erano praticamente ammassate gli uni sugli altri, si ritenne necessario appunto costituire dei campi di concentramento. Prima però appunto di parlarvi di questi campi di concentramento volevo parlarvi degli altri provvedimenti che furono presi per reprimere la lotta di liberazione slovena e soprattutto in croata e di tutti i territori annessi. È stata nominata la circolare 3C del generale Roatta, che venne emessa il 1 marzo del 42. Era un corposo libro di norme e regole che l'esercito, le varie formazioni dell'esercito dovevano seguire per impedire lo sviluppo della lotta di liberazione. E questi provvedimenti prevedevano l'incendio dei villaggi presso cui fossero avvenute azioni di sabotaggio da parte dei partigiani. Questi incendi furono fatti massicciamente, regolarmente, i reparti chimici dell'esercito provvedevano con i lanciafiamme. Questa storia è raccontata in particolare in questo interessante libro che si intitola Santa Messa per i miei fucilati, è il diario di Don Pietro Brignoli, che era
un cappellano militare della divisione granatieri di Sardegna, la divisione che aveva costruito ed articolato attorno a Lubiana. Questo cappellano, che era poi di origine della provincia di Bergamo, scrisse giorno per giorno le varie operazioni a cui il reggimento di cui faceva parte venne chiamato. Registrò tutte le fucilazioni, tutti gli incendi di villaggi, tutte le deportazioni di persone nei campi di concentramento a cui i soldati di quel reggimento furono costretti. Quindi la documentazione su queste cose è amplissima, come ricordava prima, si trova sia fra le carte dell'esercito, sia fra le carte delle autorità del governo fascista, ci sono poi le testimonianze orali, i ricordi, testimonianze anche di fonte ecclesiastica, e tutto converge verso la dimostrazione di queste cose, appunto, di questi crimini che vennero commessi contro le popolazioni dove era trovata l'intervento. Queste sono sempre foto che mostrano gli incendi. Queste sono delle foto che mostrano invece le numerosissime fucilazioni che vennero fatte, migliaia e migliaia di giovani sloveni, croati, montenegrini vennero fucilati. Questa poi è una foto, diciamo, così, anche se il termine non è tanto appropriato, ma una foto famosa, in quanto se voi andate su internet e cercate foibe immagini, una delle prime immagini che vengono fuori è questa, praticamente viene spacciata come una foto relativa alle foibe, invece questi qua sono cinque contadini, probabilmente che aiutavano i partigiani sloveni del villaggio di Dane, che vengono fucilati, si vede benissimo, da soldati italiani. Però evidentemente la confusione per quanto riguarda la storia di queste terre è talmente grande che si può confondere questa immagine con un'immagine relativa all'incontrario, cioè come se questi fossero degli italiani fucilati da partigiani jugoslavi. Per chiunque abbia, cioè, proprio l'ABC della conoscenza storica, questo potrebbe sembrare assurdo, però lo ha fatto anche la RAI, Radio Televisione Italiana, in una famosa trasmissione che si chiama Porta a Porta, ma non solo, l'ha fatto anche in molte altre trasmissioni. La RAI ha usato anche questa immagine come immagine relativa alle foibe. Qua si vedono benissimo, questo è una camicia nera, questo è un soldato italiano, e questi sono invece contadini sloveni costretti a scavarsi la fossa. Questi sono ostaggi fucilati a Lubiana, questi sono altri ostaggi, si vede benissimo che questi sono soldati italiani, anche questa immagine è stata usata per parlare di foibe. Questi sono altri fucilati da parte dei soldati italiani. Questo è un sacerdote che dà l'ultimo conforto religioso a questo ragazzo che sarà fucilato. Foto di questi sono un uomo e una donna fucilati, si vede che questa è una camicia nera. Insomma, foto di questo tipo, sempre di provenienza dell'esercito italiano, sono numerosissime, si trovano sia negli archivi di Roma sia negli archivi di Lubiana. Perché a Lubiana? Perché al momento dell'8 di settembre, con la capitolazione dell'esercito italiano, i generali fuggirono e lasciarono tutta la documentazione sul posto, e i partigiani si impossessarono di questa documentazione e l'hanno conservata nei musei oggi appunto, si trova molta di questa documentazione, che in copia uguale si trova anche a Roma. Ecco, si parlava dei campi di concentramento che vennero istituiti praticamente con la fine dell'inverno del 42, dopo appunto che Lubiana era stata trasformata in una sorta di grande campo di concentramento, dopo che erano iniziate queste retate, questi rastrellamenti. Il primo ordine delle autorità militari e civili
del generale Robotti, dell'altro commissario Grazioli, fu quello di arrestare tutti gli uomini adulti. Per uomini adulti però si intendeva anche ragazzi dai 15 anni, 14 anni in poi. L'ordine era di arrestare a categorie, quindi non persone che fossero responsabili o sospette responsabili di qualche azione particolare, ma categorie intere. La prima categoria da arrestare era quella degli studenti, perché veniva ritenuta sia per l'età, per la giovane età, quindi la maggior influenza o coraggio, determinazione, sia per la preparazione culturale, quindi la capacità anche di opporsi anche all'aspetto culturale dell'occupazione, venivano ritenuti i maggiori possibili oppositori dell'annessione della provincia. E quindi nelle settimane successive alla trasformazione di Lubiana in campo di concentramento vennero fatte queste retate, vennero arrestate molte persone, abbiamo visto prima alcune foto di queste retate. E naturalmente nel giro di pochi giorni le caserme di Lubiana si riempirono, non c'era più posto, e quindi il generale Robotti ritenne di dover istituire dei campi di concentramento. E il primo campo di concentramento che venne istituito fu quello di Gonars. Gonars è un paese della pianura friulana a sud di Udine. Perché proprio Gonars? Perché il campo esisteva già, era stato costruito qualche mese prima, nell'autunno del 41, come campo per prigionieri di guerra, in previsione dell'arrivo di numerosi, si pensava, prigionieri sovietici dopo l'aggressione all'Unione Sovietica. Questo campo era stato costruito con baracche, e in questa prima fase le baracche dovevano contenere 2.800 persone. In gennaio del 1942 era già costruito, c'erano già 450 anche soldati del contingente di guardia, però erano arrivati soltanto 3 prigionieri russi. Quindi il campo era assolutamente sottoutilizzato, e quindi il generale Robotti decise di trasformarlo da campo per prigionieri di guerra numero 89, perché i campi per prigionieri di guerra non venivano indicati con il nome del paese ma con il numero per motivi di sicurezza, venne trasformato in campo per internati civili. E così all'inizio di marzo del 1942 cominciarono ad arrivare nel campo di Gonars centinaia e centinaia, e poi diventeranno fino a 6.500 persone, di internati dalla provincia di Lubiana. Gli internati nella prima fase fino all'estate del 42 furono soltanto uomini, poi nell'autunno e inverno 42-43 arriveranno anche donne, vecchi e bambini, vi spiegherò fra un momento. In questa prima fase appunto arrivavano in treno schermato alla stazione di Bagnari Arsa, che è un paese a 5 km da Gonars, scendevano incatenati, legati con gli schiavettoni, sono delle sorte di manette molto rudimentali, con le catene legate a due, e facevano il percorso a piedi di 5 km in condizioni terrificanti, perché avevano già passato 10 giorni, 2 settimane, 3 settimane nelle caserme di Lubiana, massati uno sopra l'altro, dormendo per terra senza neanche un materasso o una coperta, avendo mangiato pochissimo, sporchi naturalmente, potete immaginare, e venivano presentati alla popolazione dei paesi che venivano così attraversati come ribelli, come delinquenti, come criminali che avevano ucciso i soldati italiani. E in questa prima fase purtroppo queste persone vennero accolte anche dalla popolazione di questi paesi, non da tutti, ma insomma ci furono episodi di gente che tirava sassi, che rivolgeva improperi, gridava
cose molto, molto brutte, gli sputava addosso e così. Perché appunto la propaganda fascista aveva avuto evidentemente il proprio effetto. Questi trasporti e l'arrivo di questi internati continuò. Nel giugno del 42 c'erano già 4.200 internati, 1.400 in più rispetto alla capienza del campo. Infatti 1.400 persone vennero sistemate in tende. C'era uno spiazzo in mezzo al campo. Il campo aveva una forma molto... il campo in realtà era costituito da due recinti. C'era un recinto a forma molto lunga, 500 metri per 60, perché aveva preso il posto in un luogo che avrebbe dovuto essere una stazione ferroviaria che poi non era mai stata costruita, e a circa un chilometro c'era un altro recinto a forma quadrata invece. In mezzo a questo campo c'era uno spiazzo dove facevano l'appello, dove ogni giorno gli internati per due volte dovevano trovarsi nei ricordi della gente. Questo dell'appello era un momento veramente terrificante, perché fino a quando non tornavano i corpi dovevano rimanere fermi nello spiazzo, e ritardava anche la distribuzione del cibo, eccetera. E le persone che vennero messe nelle tende furono soprattutto gli studenti. Alla fine di giugno il comandante del campo, che era un colonnello dei carabinieri, questi campi vennero tutti gestiti amministrativamente o da colonnelli di carabinieri o da tenenti colonnelli della riserva. Il colonnello Vice Domini si chiamava, e scrisse all'intendenza della seconda armata di non mandare più internati perché non poteva più accoglierne, non c'era più spazio, ma soprattutto erano già cominciate delle epidemie molto pericolose di dissenteria e di altre malattie, soprattutto parassiti. E quindi a questo punto, dato che le operazioni antipartigiane invece stavano continuando in maniera forsennata e gli internati, coloro che dovevano essere internati, aumentavano sempre di più, nel giro di pochissimo tempo l'intendenza della seconda armata istituì nuovo